presentata oggi dal sindaco Gaetano Manfredi e dagli assessori al lavoro e alle attività produttive Chiara Marciani e Teresa Armato, l'iniziativa Verso il Lavoro, promossa dal Comune per l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone disoccupate o inattive. Sì, oggi presentiamo le iniziative che il Comune di Napoli sta mettendo in campo per avvicinare i nostri cittadini e le nostre cittadine al lavoro con due iniziative fondamentali. La prima dal 19 al 21 dicembre, tre giornate in cui all'Albergo dei Poveri ci sarà la possibilità di candidarsi in vari settori, che sono i settori che abbiamo identificato come strategici, naturalmente il turismo, l'edilizia, i servizi alla persona e tanti altri, come dire, settori che daranno la possibilità appunto di creare dell'occupazione nella nostra città attraverso le imprese che ci stanno sostenendo in questo percorso. E poi l'altra iniziativa importante che presentiamo oggi è la possibilità per 800 nostri concittadini di portare avanti dei tirocini di un anno con una contribuzione di 600 euro al mese. Riteniamo che questo sia un percorso molto importante che già con una sperimentazione ha dato risultati importanti e quindi attraverso, come dicevo, la parte datoriale e la parte sindacale che ci ha sostenuto in tutta una serie di incontri propedeutici che abbiamo fatto, ci auguriamo di creare della vera occupazione, e quindi il titolo di questi eventi è Verso il Lavoro, ci auguriamo appunto di dare delle occasioni importanti di lavoro a tutti i nostri concittadini. Realizzato in collaborazione con ANPAL Servizi e l'Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro, l'intervento prevede uno stanziamento di circa 7 milioni. Obiettivo è favorire l'inserimento occupazionale in diversi settori, come l'edilizia, la meccanica, il turismo, i servizi alla persona e alle imprese, l'artigianato legato alla moda, il commercio, le produzioni cinematografiche e gli eventi. Io ci tengo a sottolineare intanto l'importanza di questo progetto e di questa iniziativa. Credo che raramente capiti che un comune, un'amministrazione comunale punti l'attenzione sulla necessità di dare concrete risposte sia al lavoro, all'occupazione, sia alla necessità di formazione e sia anche alla necessità e alla costruttività di un dialogo con le imprese. Tutta questa iniziativa nasce proprio da questo. Io ho collaborato con la mia collega Marciani proprio nel settore del turismo e più in generale anche delle attività commerciali, perché abbiamo incominciato a fare un matching con le associazioni di categoria, anche basandoci sulla necessità da loro più volte sottolineata di avere delle figure professionalizzate adeguate alla crescita del settore turistico nella nostra città. Quindi è stata un'azione tutta positiva che, come avete sottolineato, può sicuramente favorire e migliorare la qualità dell'accoglienza nella nostra città, perché forma professionalità adeguate. Insieme al bando per l'attivazione dei tirocini è stata presentata l'iniziativa in programma dal 18 al 20 dicembre a Palazzo Fuga per promuovere l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Noi stiamo come comune lavorando, sfruttando tutte quelle che sono le opportunità per creare dei percorsi da un lato di formazione, quindi utilizzando per poter realizzare dei tirocini, degli stage, utilizzando anche il fondo povertà soprattutto per le fasce più deboli, perché è chiaro che noi dobbiamo fare di tutto per fare in modo che anche i più fragili possano avere un'opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro ma anche di formazione, e poi far incontrare la domanda che esiste in città di lavoro con un'offerta che spesso è molto frammentata e poco qualificata. È un percorso significativo, importante, faticoso, ma noi dobbiamo far di tutto per favorirlo, perché una delle grandi sfide della città è creare più opportunità di lavoro e farle cogliere. Più col turismo e con gli investimenti che ci sono ci saranno opportunità significative, però insomma bisogna fare tanto. L'Albergo dei Poveri sarà una grande struttura culturale di formazione, ma deve essere anche un'opportunità per poter, come era storicamente nata, per poter creare opportunità di lavoro e di formazione per i nostri ragazzi.